Camillina, abbiamo preparato una pappa buonissima. Guarda, che buona. Carnina e risino. Guarda un po'. Che bontà. Piace? Oggi, nuova esplorazione in anteprima. Oggi, destinazione. Costigliole, d'Asti. Piano, piano. Bravissima, brava Milla. Oggi sfidiamo il meteo. Partiamo con un cielo che è veramente nero. Danno addirittura grandine in alcune zone, ma non ci facciamo spaventare da nulla. Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo video importantissimo. Ragazzi, oggi produzione a rischio, esplorazione ad altissimo rischio di brutto tempo, perché purtroppo le previsioni sono veramente ultra schifose oggi, ma noi sfidiamo il tempo puntando sul fatto che in teoria la destinazione scelta dovrebbe teoricamente salvarsi da ogni tipo di rovescio. Ci troviamo a Costigliole d'Asti, un paesino di 5.800 abitanti situato a circa 240 metri di altezza. Ci troviamo, abbiamo parcheggiato nella piazza che avete visto adesso, che si chiama Piazza Luigi Medici. Attraversiamo il paese, diamo una rapida occhiata al paese per poi prendere via Contessa di Costiglione, da cui dovrebbero partire dei percorsi in una specie di lembo, una fetta di bosco verde, l'ho vista su Google Maps, in direzione nord. Ma vediamo adesso come presenta il centro di Costiglione. Percorriamo la via principale del paese. Ho cercato di capire se c'era scritto il nome da qualche parte, al momento non so come si chiama, potrebbe anche chiamarsi via Roma, qualcosa del genere. Adesso più avanti vediamo se troviamo un riferimento, un nome. Vi dico anche il nome di questo viale. Siamo sotto i portici, ragazzi, un paesino neanche poi piccolissimo, perché 5.800 abitanti rispetto ai nostri standard, devo dire che insomma non sono proprio pochissimi. Dicevo, il tempo è veramente una porcheria, è grigio, ma teoricamente non dovrebbero esserci rovesci, anche se il rischio comunque c'è. Proseguendo ci imbattiamo in piazza Alessandro Scotti, ragazzi, una piazza laterale rispetto alla nostra via di percorrenza sotto i portici, di cui dobbiamo ancora scoprire il nome. Ma in attesa di scoprire un cartello che indichi il nome di questa via centrale, proseguiamo qua sotto i portici. Come immaginavo io, ragazzi, la via percorsa era via Roma. Arriviamo adesso in piazza Umberto I e scorgiamo in lontananza, proprio di fronte a noi, il castello di Costigliole. Guardate. Facciamo adesso il giro di piazza Umberto I, già che ci siamo. Banca Cassa di Risparmio di Asti. Abbandoniamo la piazza Umberto I, proseguiamo mantenendo la destra. Ragazzi, qua viale Brigate Scaribaldine, per prendere appunto la via in oggetto che abbiamo individuato su Google Maps. Usciti dal paese, proseguiamo in discesa per questa strada fino a incontrare via Contessa di Costiglione, che è appunto la via che vi dicevo che abbiamo individuato su Maps. Siamo su una strada che scende giù, fa una specie di serpentina. Devo dire che i dintorni di Costiglione sono anche molto molto belli. Non abbiamo purtroppo gran bei colori, nonostante che abbiamo un verde allucinante, ragazzi, perché tra il clima favorevole che ha fatto, le piogge eccetera, è veramente paesaggi molto validi, dolci colline,
alcuni tratti boschivi ma non troppi, altri di prato, veramente interessante. Come vedete abbiamo dei cieli purtroppo che non promettono nulla di buono, speriamo in bene, noi siamo coraggiosi e teniamo duro e speriamo assolutamente che il tempo tenga. Vi faccio vedere questa serpentina come scende. Vedete questa strada a serpentina che scende, vediamo che laggiù arriveremo proprio qua, ci sarà il bivio dove prenderemo a destra per la via. Ed eccoci arrivati al bivio, esattamente come programmato. Abbiamo qua via Contessa di Castiglione e prendiamo adesso in discesa, abbandoniamo quindi la strada principale e cerchiamo di capire, già promette bene perché siamo in mezzo al verde, tra l'altro sulla nostra sinistra abbiamo una specie di area, non è proprio un parco giochi, diciamo un'area verde, qua c'è una panchina, laggiù ha tutta l'aria di essere un'area attrezzata per cani e vediamo se qui continua asfaltata o magari a un certo punto arriva anche, si trasforma in un pezzo sterrato. Siamo arrivati inconsapevolmente alle piscine Oasi Blu, tra l'altro questa grossa piscina con un'acqua color diarrea, ragazzi, che non invita per niente, ma credo che dobbiamo fare dietro front. Questa via Contessa di Castiglione devo dire che non ha praticamente un seguito perché abbiamo le piscine Oasi Blu. Poi abbiamo dall'altra parte Parco della Contessa, che è un ristorante, ragazzi. Dall'altra parte ancora c'è un Abbecco, che ha l'aria di essere anche molto molto bello, e finisce tutto in questa piazzetta. Per cui qui i casi sono, o facciamo dietro fronte e torniamo indietro per prendere un'altra direzione. Vedete? Allora, su di qua, giusto per documentazione, vi faccio vedere. Esatto, perché noi siamo arrivati di qua. Qui abbiamo Centro Benessere Dioniso, Albergo Langhe Monferrato, e l'unica soluzione è prendere questa stradina sterrata, sperando che non sia troppo paciorlosa, questa qua, ragazzi. Vediamo qua in lontananza la piscina con l'acqua tinta diarrea. Proseguiamo per questa strada sterrata sperando che porti in qualche direzione, ragazzi, perché non vorrei che facesse soltanto il giro della piscina. Poi fa ridere perché si chiama Oasi Blu. Io la chiamerei più Oasi Diarrea, tenendo conto del colore della piscina. Interessante questo piccolo torrentello che verrebbe voglia di fare riprese di tipo field recording. Altro punto di osservazione di questa piscina qua, Oasi Diarrea. Proseguendo ci siamo imbattuti in un cartello riserva naturale, ma in effetti io già su Google Maps ho visto che c'è qua una riserva naturale, non credo che sia poi tanto tanto estesa. In ogni caso qua sembra che prosegua, camminiamo su una sterrata sostanzialmente erbosa, a volte c'è paciorla, ci sono degli acquetrini, delle mini pozzangherine, ma potrebbe anche aver l'aria di proseguire questo bellissimo percorso. Siamo adesso in mezzo al bosco, ragazzi, come clima abbiamo 16 gradi, tenendo conto che siamo a maggio, perché ormai siamo a maggio, il clima qua ricorda molto quello, diciamo che è abbastanza tipico quello della Germania, potremmo dire anche del nord della Germania, perché 16 gradi per noi è sotto la media stagionale. Per la Germania, o meglio forse ancora il nord della Germania, è abbastanza giusto. Abbiamo un torrentello qua che ci tiene in compagnia, questa bellissima strada che tra l'altro adesso si sta anche stringendo, sta diventando più stretta, pare che prosegua e vediamo dove porta. Non sarebbe male riuscire a fare tutto un anello praticamente intorno al paese e poi rispuntare, perché dal paese sulla collinetta siamo scesi, abbiamo fatto una bella discesa, rispuntare su magari dalla parte opposta rispetto a quella da cui siamo venuti. E
Osserviamo la quantità di verde che c'è ormai in questa foresta, come anche in tutte le foreste qua della zona, grazie anche alle piogge eccetera eccetera. Devo dire ormai 100% verde, il secume invernale ormai è un vecchio ricordo. Camilla, ti piace qua? Bello, eh? Vero? Guarda che bello! Madonna, è scivoloso! Qua bisogna fare attenzione perché si scivola molto facilmente. Cristo, una Madonna vacca! Andiamo ad esplorare qua la zona. Ecco qua il torrentello. Questo qua sicuramente negli anni passati di siccità era sicuramente secco, adesso però un po' di acqua c'è. Oh, lo so, si scivola. Qui c'è una super paciola, ragazzi, ah, che roba. Si scivola come niente proprio. Cristo, una Madonna vacca porca. Però il sentiero è molto molto bello. Davvero bello, panoramico, interessante e soprattutto immerso nel verde, esattamente come piace a noi. Qua sono caduti degli alberi, proprio volati giù completamente, ragazzi. Bisogna passare adesso qua di fianco. Cristo, porco Dio. Dovrebbero qua pulire, tirar via un po' di schifezze. Ah, cioè, ma è pazzesco. Arriviamo adesso davanti a un bivio, o a destra oppure a sinistra qua sopra in salita, ragazzi. Proviamo a prendere a destra. Abbiamo ascoltato un'interessante registrazione Field Recording, ragazzi. Avrei voluto avere qua la Panasonic HCX2000 col BP4025 di Audio-Technica, meritava. Qui tra l'altro anche pieno di rumori del bosco, pieno di uccelli. Però anche la Sony FDR-X53 con la quale stiamo registrando adesso non se la cava male, col suo bellissimo ECM-M1, microfono multi-pattern fantastico. Ultra compatto, ma molto molto prestante, eh? E niente, lì a destra bisogna fare quel piccolo guado, ma non era un problema. Il peccato è che subito dopo il guado poi il sentiero si andava a perdere, quindi abbiamo cambiato idea, abbiamo preso adesso qua a sinistra in salita, dove teoricamente prosegue il sentiero principale, anzi l'unico sentiero che c'è. Vediamo poi dove porta. Siamo curiosi, prima volta che sperimentiamo la zona, ragazzi, c'è sempre quell'emozione della prima volta, no? Dell'esplorazione, della sperimentazione. Poi per carità, non voglio parlare forte, non voglio, perché qui area naturalistica, va bene tutto quello che volete, ma potrebbe anche andare a perdersi, eh? Perché laggiù mi sa già che, boh, andiamo a vedere, va? Proseguendo, ragazzi, si esce dal bosco, ma il sentiero va a perdersi. Dobbiamo camminare su un'erba altissima e anche bagnata. Uno schifo totale, ah, che roba. Non si riesce neanche a
camminare. Vediamo delle case in lontananza e ci stiamo chiedendo se qui sbuca poi su qualche stradina. Sicuramente le case in fondo avranno una strada asfaltata che gli passa vicino. Qui forse c'è un'altra sterrata, madonna, sto tratto di bosco. Il prato non sarebbe un problema se non fosse per il fatto che l'erba è bagnata, per cui oltre a bagnarci tutte quante le scarpe, ci bagniamo anche le zampe. Ah, però almeno qua usciamo dall'erba alta e vediamo un po'. Qui da qualche parte si arriva. Vediamo un po', c'è un cartello qua. Ah, perfetto, intanto l'acceso è proprietà privata. Abbiamo adesso due direzioni. O questa, ragazzi, guardate l'erba alta qui. Guardate la regia. Vedete che roba? L'erba che arriva alle ginocchia, pazzesco. Dobbiamo solo capire se proseguire adesso in questa direzione oppure prendere in quella opposta. Magari saliamo un attimo per non avere una visione un pochino più chiara dall'alto. Abbiamo deciso di prendere su a sinistra in salita, semplicemente per avere una visuale dall'alto di tutta la bellissima zona collinare circostante qua e soprattutto capire in che direzione si trova Costigliole, perché nel frattempo abbiamo perso l'orientamento, ma al momento non lo vediamo. Potrebbe essere che sia giù di qua, ragazzi. Nel frattempo vi faccio della situazione meteo. Vedete, qua abbiamo in una sola direzione uno sprazzo piccolo di cielo azzurro bello, ma in tutte le altre direzioni grigio. C'è una leggera ventilazione, abbiamo 16 gradi, direi massimo 17. Dobbiamo solo capire adesso qua da che parte si trova Costigliole. Probabilmente, anzi sicuramente, faremo un anello, non ritorneremo da dove siamo venuti, faremo un anello. Tra l'altro quel bosco, quel prato da cui siamo usciti, abbiamo poi scoperto che è proprietà privata. Peccato che prima c'era scritto riserva naturale, insomma non si capisce un cristo. E soprattutto dobbiamo capire in che direzione prendere, ma forse lo scopriremo una volta arrivate a quelle case là sopra. Dicevo, questo clima, anche il tasso di umidità, la temperatura, questi cieli sono tipici della Germania. Lo confermo. Queste qua sono le medie stagionali di maggio della Germania. Però io non mi lamento per niente. Un clima così, soprattutto per fare le missioni esplorative come stiamo facendo adesso in anteprima, importantissime, sono l'eccezione. Non fa né freddo né caldo, c'è questa ventilazione, c'è un venticello che però non mi fa un baffo, perché io sul micro qua c'ho il gatto morto sulle CM-M1 di Sony, quindi il gatto morto è la migliore protezione al vento che un microfono possa desiderare. Arriviamo adesso qua a una strada veramente asfaltata, lo immaginavo, vicino alle case. Bisogna capire la direzione adesso. Allora, ragazzi, siamo in una situazione un po' anomala. Siamo saliti in cima a una collinetta, abbiamo fatto tutto un pezzo di quella stradina asfaltata in mezzo a delle ville, tra l'altro da sogno. La zona intorno a Costigliole è favolosa. Qua arriviamo a un'altra frazioncina e, pur essendo in alto, è una buona vista un po' dappertutto, non riusciamo ad avere il contatto visivo con Costigliole. In questi casi cosa si fa? Si cerca qualcuno che al momento non abbiamo ancora trovato, ma che contiamo di trovare, a cui chiedere in che direzione andare, anche facendo strade asfaltate, tanto qua sono stradine. Adesso questa qua forse è una provincialina dove siamo, non so. Qua siamo a Santa Margherita, frazione di Costigliole. Il problema è che cartelli che indicano Costigliole non ce n'è uno manco a morire, e non c'è neanche un maiale a cui chiedere quantomeno la direzione per andare a Costigliole, che ovviamente qua i residenti la sanno tutti. E porca madonna, vabbè, dai, vediamo cosa succede. Ok, dopo aver girovagato un po' per queste bellissime frazioni intorno a Costigliole, che ci sono piaciute, ci stanno piacendo veramente tantissimo, ragazzi, c'è una varietà di paesaggio, c'è anche qualche vigneto, non tantissimi come da noi,
poi zone boschive, poi prati naturali, poi campi di grano, insomma, poi qualche frutteto, c'è veramente di tutto. Allora, fondamentalmente abbiamo trovato, per fortuna, finalmente una madama che ci ha indicato, noi immaginavamo già che la direzione fosse questa, insomma, stiamo procedendo, abbiamo visto su una collinetta laggiù delle case che sembrava Costigliole, chiaramente volevamo avere una conferma da un residente, la madama ci ha detto di proseguire diritto giù per questa stradina molto molto valida, fin quando arriviamo a un incrocio a T dove prendiamo a sinistra, poi dobbiamo fare due curve, arriviamo su al castello, poi riattraverseremo il paese e arriveremo poi di nuovo al punto in cui abbiamo parcheggiato. Zona bella, bellissima edilizia, case bellissime, tantissime ville con piscina. Ecco qui che intravediamo già il castello, bellissimo ragazzi, vi faccio un'inquadratura dal davanti così vi rendete conto anche voi. Ok, il castello si intravede già qua in mezzo alla... vedete? Ok, giusto, mi sembrava già corretto all'inizio, però ho voluto ancora avere conferma, giusto per non sbagliare. Adesso qua, Camilla, non di qua perché è una casa privata questa, non devi andare di qua. Dai, vieni, Mila, op, andiamo, dai, di qua, su, vieni, brava. Proseguiamo di qua e poi all'incrocio in fondo a sinistra in salita. Proprio l'altro mondo, ragazzi, eravamo convinti di arrivare dalla parte opposta di Costigliole, invece siamo arrivati qua in via Contessa di Castiglione, che è il punto da cui eravamo partiti, appunto giù di qua. Abbiamo fatto un anello, siamo arrivati adesso giù da questa stradina in fondo sulla destra. Riprendiamo adesso a fare i tornanti in salita qua per Costigliole. E dopo il salitone eccoci qua, arrivati al castello ragazzi, la piazza Umberto I che abbiamo già visto all'andata. Adesso attraversiamo questa piazza, nel frattempo il cielo vedete che è azzurro, credo che sia l'unica zona in cui fa bel tempo ragazzi, perché tutte le altre parti da un grigio schifoso. Attraversiamo di nuovo il paese per andare in direzione parcheggio ed eccoci arrivati al parcheggio, la nostra classe E parcheggiata a fianco alla sorella più piccola, il classe C. Bene ragazzi, anche questa produzione video volge al termine, zona nuova, produzione estremamente interessante, Costigliole d'Asti, astigiano, carino il paese, volendo trarre diciamo una somma, facendo un piccolo sunto e commento su ciò che abbiamo visto, un paese carino situato su una collinetta, non è niente di speciale, nulla a che fare con tanti altri tipo Guarene o tanti altri più caratteristici, ma molto interessanti e veramente notevoli tutti i dintorni, quelle dolci colline verdi, veramente uno spettacolo, paesaggi della Madonna. Cielo ci è andata bene perché era nuvoloso, oggi abbiamo saputo, dappertutto, compreso nelle nostre parti, mentre invece lì proprio a Costigliole, in quella zona dell'Astigiano, era l'unica zona in cui ha fatto un tempo veramente bello, perché è vero che c'erano delle nuvole grigie e nere però innocue, però poi c'erano anche degli sprazzi, come abbiamo visto, di cielo azzurro validissimo. Come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se la produzione è stata di vostro interesse, iscrivetevi al canale ragazzi al prossimo video. Ciao!